Di nuovo al Conservatorio Luca Marenzio con Luigi Fertonani, con la squadra della Camera della Musica. Per la prima volta abbiamo due pianisti contemporaneamente, naturalmente si alterneranno, ma sul palco in un programma pensato in maniera unitaria. Francesca Dusi ha iniziato a suonare pianoforte a 7 anni, Luca Capoferri ha iniziato a 4, quindi insomma una passione che si è manifestata da subito. E Francesca ha studiato in questo conservatorio e poi ha iniziato a studiare con il maestro Clapasson, si è esibita come solista, come concertista in molte sale da concerto a Brescia, ma non solo, e poi con il maestro Paolo Goletti, che avremo la fortuna poi di conoscere, compositore bresciano molto noto, ha cominciato a studiare composizione. Finora abbiamo quasi sempre parlato solo con ragazzi o musicisti adulti che hanno affrontato la composizione davvero, e finalmente abbiamo anche una ragazza, perché è una scelta meno frequente. E collabora anche con altri musicisti, l'oboista Filippo Dusi, mentre Luca Capoferri ha studiato pianoforte e ha fatto il liceo musicale, il Gambara, qui a Brescia, e anche lì ha studiato con Clapasson, si è avvicinato al jazz, ha proposto anche un repertorio di musica classica contaminata in qualche modo dal jazz, e è attirato dalla composizione anche Capoferri. Il programma di oggi è interessante e mescola qualcosa di già conosciuto con composizioni invece nuove, recenti, di Ugoletti. Allora, di Paolo Goletti ascolteremo il primo brano, che dura circa un quarto d'ora e che è una ciaccona, la esegue Francesca Dusi. Si tratta, la ciaccona è una forma antica, è una forma musicale strumentale ovviamente, e consiste, rendendo il concetto semplice, in una serie di variazioni su un frammento tematico. Naturalmente quello che Paolo Goletti fa in questa ciaccona non è paragonabile a, non so, tutti hanno in mente la ciaccona di Bach, no? Celeberrima per violino, e nella versione per pianoforte di Ferruccio Busoni. È un discorso un po' diverso, insomma, però è abbastanza significativo che Paolo Goletti si rivolga anche a forme antiche, nel senso che la rivisitazione delle forme antiche non è una cosa così disprezzabile come invece fino a qualche decennio fa veniva in qualche modo considerata dal mondo ufficiale di una musica che voleva ovviamente valicare certi confini. Quindi ascolteremo una ciaccona per pianoforte da Francesca Dusi.